wake up every evening and where's that shiny car? And did it ever get you? Buongiorno e benvenuti nella terza puntata speciale della web TV del Ferraris in occasione della festa del libro 2018. Oggi saremo in compagnia di Armin Greder. Ci troviamo nell'aula magna del nostro istituto insieme al signor Armin Greder. Buongiorno. Buongiorno. I suoi libri sono destinati ad un pubblico di giovani lettori, ma in realtà sono un pugno nello stomaco soprattutto per gli adulti. Quando ha scritto Mediterraneo, a quale fascia d'età pensava di rivolgersi? Bueno, si dice che i libri per bambini si occupano del mondo come dovrebbe essere, mentre i libri per i grandi si occupano del mondo come è. Io mi occupo dei miei problemi e mi occupo del mondo come è. Quindi il problema è che generalmente un libro illustrato è un libro per bambini e dove è il conflitto. Ma quello si è moderato molto ultimamente. Ok, grazie. Lei pensa che raccontare le storie, ad esempio quella dei fantasmi di Porto Palo, possa servire a smuovere le coscienze e ad indurre un cambiamento? Beh, spero. Le mie libri sono accusazione, denunciano. E credo, soprattutto quando quei libri entrano nell'aula e si usano come mezzo di insegnanza, possano aiutare a cambiare il modo di pensare. Ok, in questo momento della sua vita abita in Perù, ma ha vissuto in diverse parti del paese, tra i quali l'Australia. Dove si sente veramente a casa? Dove sto per il momento? No, è che è difficile a dire, nel mondo. Mi piace enormemente viaggiare e conoscere altre cose. Ok, grazie. Noi la ringraziamo, grazie mille. Con piacere, grazie a lei. Grazie e alla prossima puntata della Web TV.